Oggi siamo a Teramo, partenza della seconda tappa del Giro. Teramo è una città a metà tra il mare e la montagna, sulla strada verso Roma che viene chiamata Appia Teramana. Teramo è una città di fondazione romana, andiamo a vederla. Ciao, sono Ilaria, appassionata di bicicletta e di viaggi, e sono abruzzese. Quest'anno gioco in casa. Il Giro d'Italia parte dalla mia terra. Ma perché non raccontarvi l'intero giro alla scoperta delle bellezze del bel paese? Partiamo! E questo è l'anfiteatro romano. La città di Teramo stupisce per una perfetta unione di paesaggi naturali e un importante patrimonio artistico e culturale. La Basilica di Santa Maria Assunta è un'imponente costruzione bianca di pietra d'Istria, sorta nel Medioevo sulle fondamenta di un antico insediamento romano. L'economia del territorio è prevalentemente manifatturiera, soprattutto lungo la costa settentrionale della regione, e riguarda la produzione di mobilio. Qui era diffusa la lavorazione del legno, storicamente abbondante e disponibile, e in particolare la produzione di tavoli. Buongiorno Vincenzo! Benvenuto nella mia bottega! Grazie! Allora, qui Vincenzo siamo nella parte dedicata agli uffici, lo showroom e sì, l'arredamento. Sì, il lavoro nostro non è un lavoro di serie, è un lavoro a progetto. Quindi è rimasto tutto artigianale poi nel tempo? Sì, sempre artigianale, sempre sul disegno, lavori su misura. All'inizio si trattava di semplici botteghe artigiane, cresciute poi nel tempo, fino a diventare un rinomato distretto industriale. Come dagli anni 90 abbiamo iniziato a collaborare con grandi brand. Ah ok, quindi non soltanto più per architetti o designer del posto, ma anche fuori. Aziende, grosse aziende del lusso, sempre lavori di alta qualità. Quasi pezzi unici. Sì, esatto. La tecnologia va sempre avanti, ti aiuta, però ci vuole sempre il falegname che monta i pezzi. Sì, sì, sì. A Pescara si trova la casa natale del poeta Gabriele D'Annunzio, di cui proprio quest'anno si festeggiano i 160 anni della nascita. La casa è oggi Museo Nazionale. Il sentimento poetico di D'Annunzio era votato all'esaltazione della natura aspra e selvaggia dell'Abruzzo, così come le sue coste, non più litorali sabbiosi, ma insenature, baie, scogliere e promontori a picco sul mare, e una ricca vegetazione mediterranea. Ciao Giuseppe! Ciao! Non sapevo che a San Salvo ci fosse un giardino botanico. Sì, è una delle aree protette regionali importanti perché è unico nella sua tipicità e qui facciamo un'attività, diciamo, di conservazione ma anche di ricerca scientifica. Lungo questo percorso si passa, diciamo, da quella che è una macchia mediterranea fino ad arrivare sul biotopo costiero, quindi sulla spiaggia. E questa è l'unicità di quest'area perché permette di vivere questa doppia dimensione. Il giardino di fatti costituisce la porta di accesso sud alla costa dei Trabocchi, sì, e quindi anche alla Via Verde e quella ciclovia che, diciamo, rafforza lo sviluppo turistico di quest'area. Ma c'è un progetto in atto che punta a trasformare questa struttura anche in un hub di mobilità, quindi okay, non solo noleggio bici, e parla anche di turismo accessibile, quindi anche per persone un po' più svantaggiate, con servizi nuovi che partiranno già da quest'estate.
Qui a San Salvo finisce la seconda tappa del Giro. San Salvo si trova sulla ciclovia adriatica che ha un percorso prevalentemente costiero. Infatti San Salvo è una località turistica molto frequentata qui in Abruzzo. Domani lascerò la mia terra, ma il Giro continua. Alla prossima tappa!